Buongiorno e siamo a tavolo di questo nuovo video in cui cosa facciamo? Beh, ma testiamo quanto ne sappiamo degli influencer e se Chris sa davvero qualcosa oppure fa finta di sapere le cose e poi in realtà adesso risponde alle domande e non sa neanche quanti anni ha Sespo, perché voi lo sapete, vero? Beh, scrivetelo nei commenti, perché oggi parliamo di Sespo. Infatti torniamo con la nostra bellissima applicazione dei quiz e iniziamo a rispondere a una serie di domande fatte dagli utenti su Sespo e che forse, e dico forse, Chris dovrebbe sapere. Si spera, perché altrimenti la mia reputazione, e vabbè, ci abbandona. Comunque, prima di cominciare, ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, di condividere il video, di smettere di fare queste movenze come se servisse a qualcosa, fosse un TikTok. Questo è il problema, raga. TikTok ti porta a fare strani movimenti che sembrano una danza, ma in realtà sei solo un pirla. Ma quindi basta parlare, prendiamo in mano il telefono, così sto fermo con le mani e cominciamo a rispondere alle domande. Ed eccoci qui alla prima domanda. Sespo fa parte del vlog team? A volte, non lo so, no o sì? Cioè, diciamo sì, però ormai non è che esista proprio questo vlog team. Comunque, vabbè, proseguiamo la nostra avventura. Di quando è questa foto? Ah, non lo so, non mi ricordo quando ha fatto il milione. Non mi ricordo assolutamente di quando ha fatto il milione. 5 febbraio 2019, ho dominato! Oh, assurdo, assurdo! Rete, gol! Mamma mia, qua l'ho rischiata tantissimo perché non mi ricordavo precisamente la data, ma il mio sesto senso ha vinto. Comunque si è visto il mio pantalone viola. Quando ha raggiunto i 250.000 iscritti? Raga, io con le date faccio schifo, chi si ricorda? Maggio. Grazie, ma così è difficile. 20 maggio. No, era il 25. Colpo al cuore. Sì, ragazzi, se volete disiscrivervi, non fatelo, perché neanche voi ricordate le date che le cose. Quindi ho ragione a ricordarvi queste cose. Cosa ha fatto per i 10.000 iscritti? Si è sposato. Bellissima questa. Ha confessato il suo amore. Un vlog normale, truccato da sua sorella e Alessio il cugino. Allora, partendo dal presupposto che non ho mai visto questo video, io penso che è stato truccato dalla sorella e il cugino. Ok, mi hanno dato le risposte forse un po' strane. Come l'hanno chiamata? King, Pippo, Vale o Snitch? Stitch, no Snitch. King, Snitch, mi ha fatto ridere. Quanti cugini maschi ha? Allora, io di uno sono convinto, ma purtroppo sono convinto solo di uno, quindi io spero di guardarmi in pezzo. Sono tre. Figura di merda. Non riuscirò più a guardare Sespo in faccia come una volta. No, ho sperato due cose. Ah, Chris. Con chi è stato a pomeriggio 5? Vabbè, ma col Valerio Mazionale. Poi c'è stato anche da solo col tizio che ha detto che era in maretta con Valerio e poi era tutta una cosa stupida. Però vabbè, andiamo avanti. Non raccontiamo cose vecchie di un tempo interessante. Ha una sorella? Certo che ce l'ha! Ed è proprio lei! Mi sfugge il nome, quindi starò zitto e andremo avanti. Da chi è composto il primo vlog team? Perché? Ce ne sono stati altri? Comunque. Dani, Vale, Monte e Sespo. Depez, Leonardo, Sergix. Aspetta, ma mo mi frega. Sergix, Fede Marconi, Sespo. No, vabbè. Ok, no. Sapete perché? Perché Sergix, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, è in realtà stata una delle prime collaborazioni che io ho visto con Sespo. Ovviamente non una delle prime collaborazioni, di quello sono convinto, ma di quelle che ho visto io sicuro. Qual è l'ultimo prank che ha fatto Edo a suo cugino? Queste domande sono troppo specifiche. Charlie Challenge, bicchiere d'acqua sul pavimento, chiamo Favij o moneta magica? Rispondete voi nei commenti, così che Chris poi può copiare. Non puoi farla sta cosa? Non lo so. Bicchiere, no, moneta magica. Chris, hai fatto tre errori, Cioè, penso che tra poco te cacciano da ovunque si parli dei gossip, perché cioè non puoi sapere così poche cose su Sespo. In che sezione era alle medie? Madonna, Chris, non sai niente. Ok, allora fermi, ragioniamo. A è DC. La mia testa mi suggerisce la E, ma non so perché. Perché quella sbagliata, deficiente. Uè, defi.
gente, non sai niente. Quale challenge ha fatto con sua sorella? Non ne ha fatte, questa è falsa. Whisper challenge, mi sembra di no. Crossbar challenge o Charlie, ma io sta Charlie challenge l'ha mai fatta Sespo? Whisper challenge, ma io andrei di whisper ed è la crossbar invece. Ok, devo calmarmi, perché tanto a parte stressarsi e farsi venire il male al cuore non è che serva a qualcosa. E ragazzi, ho finito le vite, ho finito tutte le vite che avevo ho purtroppo finito tutte le vite che avevo a disposizione. Cioè, le abbiamo sprecate tutte in 2 secondi. Invece, l'altra volta, Q4 e Mazzei, ho fatto 2 video con quelle vite. Cioè, Chris, vergognati. Cioè, vergognati veramente. Vai a studiare qualcosa su Sespo. Adesso sapete cosa faccio? Apro il canale e mi guardo tutti i video, tutte le copertine. Vi faccio una bella enciclopedia e ve la vendo anche. Tutto su Sespo, un'enciclopedia by Chris. Però potrebbe essere divertente, quasi quasi potrebbe essere il mio prossimo grande business. Perché qual è stato quello che hai già fatto? Nessuno! Il mio primo grande business allora. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che voi sappiate qualcosa in più su Sespo rispetto a me, perché ho fatto davvero schifo in questo video. Ma noi ce ne dimenticheremo e ci vediamo anche ad un prossimo video. Seguitemi e ciao a tutti, arrivederci! Che figuraccia!